No. Anche qui, ragazzi, la Magical. Super Magical Chest. Tra. Che figata! Ciao a tutti, ragazzi, sono Amber di Dragon State TV. Ma se combinassimo Minecraft e Clash Royale, che cosa potrebbe succedere mai? Eccolo qua, ragazzi, su Craft Royale. Qui vedremo la risposta, ragazzi, e infatti si tratta di un gioco praticamente identico a Clash Royale, ma in stile pixeloso, in stile Minecraft. Ringrazio Resul perché è da lui che ho preso l'idea di vedere, ho scoperto da lui, insomma, questo gioco che si chiama Craft Royale, ed è anche lui uno youtuber che fa praticamente molto Minecraft Pocket Edition, che trovate qui sotto il link del suo canale in descrizione. Cominciamo, ragazzi, a giocare a questo Craft Royale. Sono curioso, è la prima volta che lo apro e vediamo che comincia già con la schermata iniziale, proprio come su Clash Royale. Tra l'altro anche l'icona è quasi simile, ma tutto in stile pixel. Cominciamo, ragazzi, andiamo fino a cliccare, vediamo che cosa succede. Sfidante, completiamo un pochino di allenamento per prima cosa. Quindi andiamo avanti. Vedete che è identico a Clash Royale. Allora, qui sotto c'ho delle truppe. L'elisiera praticamente è blu. Penso che questo sia il drago. Boh, cos'è sta roba? Vediamo. No, ma che. Il cane, cos'è un cane? Cos'è sta roba, raga? Non si capisce. Forse sostituisce gli SPR Goblins, penso, sì. Ok. Mandiamo un'altra truppa. Vediamo questo invece che cavolo è. Cos'è Pac-Man? Ragazzi, non me ne intendo di Minecraft. Non ci ho mai giocato, sinceramente. Quindi non ne ho idea. Attenzione. Abbiamo già vinto, ragazzi, casse, baule di legno e 5 di oro come premio. Ok, andiamo avanti, ok? Vediamo un pochino se. Non so se ci sono le battaglie online. Comunque adesso andiamo a scoprirlo molto presto. Andiamo ad aprirci il nostro baule gratuito. Ragazzi, è una figata assurda perché riprende praticamente gli stessi scenari di Clash Royale. Anche le icone e tutti i bottoncini. Ma sentiamo un attimo la musica di sottofondo. Ok, continuiamo. Ok, ragazzi, apriamo il nostro baule gratuito. Vediamo un po' che cosa esce. Allora, ragazzi, c'è quasi gli stessi rumori. Giant Aardvark, carta rara. What? Poi abbiamo una strega. No, il cacciatore di streghe. Una carta comune. Che figo. Ok, andiamo avanti. Blazing Skeleton, ovvero scheletro ardente. Quindi penso di prendere un po' qualche personaggio da Minecraft, correggetemi se mi sbaglio qua sotto nei commenti. Andiamo avanti. Ok, 2 su 2. Allora, andiamo sul deck, vediamo un po'. Allora, abbiamo il Battle Deck, il nostro quindi mazzo. Possiamo già craftarlo per portarlo al livello 2, immagino. Vediamo 5 di oro. E infatti, l'abbiamo portato al livello 2. Ok, abbiamo aumentato un pochino di punti, colpo, eccetera, eccetera. Allora, qui abbiamo il cacciatore di strega. Aumentiamo anche questo, va, non importa. Eccolo lì. Zack, olè, batter. Andiamo quindi su. Anzi, finiamo il batter training, va? Completiamo quindi il tutorial. Via, pixel trainer, tra l'altro. Pixel trainer, bravo, bravo. Ok, eccoci qua. Deploying card cost blocks. Your blocks. Ok, questi sotto sono i blocchi, non è l'elisir. Quindi, facciamo così. Mettiamo questi qua, mettiamoci anche questi scheletrini qua. Blazing skeleton. Vediamo. Cos'è quello? Forse secondo me è un gigante, raga. Mettiamo i cacciatori di streghe, vediamo che cosa fanno. Ok, bravissimo. Questo qua, mettiamo anche un altro di quelli là che non ho capito bene che cosa sia esattamente. Attenzione, la torre 53 è già distrutta. What? Ok, va bene. Qui ci mettiamo questo, il cagnolino. Vediamo se riusciamo a fargli fuori la. Sì, la corona principale è come niente praticamente. Ah, i cacciatori di streghe sono gli arcieri. Ok. Gli arcieri pixellosi. Un altro baule quindi gratuito di legno. Quindi andiamo a metterci il nostro nome Dragon Steak. Mettiamo questo ad aprire. Andiamo a farci un'altra battaglia, così finiamo il tutorial e vediamo se c'è il multiplayer. Andiamo avanti. Attenzione, arriva Pac-Man. Ci mettiamo questo. Via. Un altro scheletro ardente qui. Attenzione, ecco, quelli sono gli Spear Goblins. Ok, mi sembrava strano. Ok, allora andiamo avanti. Facciamoli fuori la torre, poi facciamo fuori tranquillamente la sua torre principale. I blocchi di sotto si caricano abbastanza. Sì, no, come Clash Royale praticamente. Attimo. Questo invece cos'è? Ancora non l'ho provato, o forse sì, non mi ricordo.
Questo potrebbe essere il gigante, anche se non ne ho la minima idea. Ok, finito il tutorial, vediamo un pochino che cosa succede se andiamo avanti con il gioco. Nella costa vincitore, oh, la cassa argento, baule argento. Ok, 5 di oro come premio. Prendiamo ok, vediamo adesso cosa succede, sono curioso. Ok, abbiamo anche qui il baule gratuito ogni tot ore. Zombie. Bull emoticon. L'emoticon praticamente, ok. Apriamo un altro, di nuovo un altro baule qui, zack. 9 gemme. Necromante, che figata, la carta epica. Raga, necromante, questo qua sicuro sostituisce la strega su Clash Royale. Ok, apriamo invece questo, la Silver Chest. Ok, poi il nostro mazzo direi che abbiamo un bel po' di roba. Quante sono le carte qua in totale? 19, ok. Ok, ragazzi, siamo nella Royal Garden. Penso sia la prima arena, direi proprio di sì. Altri 400 trofei per riuscire a sbloccare la prossima invece di arena. Andiamo quindi su Royal Garden. Ok, ragazzi, online. Che figo. Non ci credo. Veramente? Ragazzi, siamo contro altri giocatori, quindi c'è multiplayer. Funziona. Ok, allora, vediamo cosa fa questo. Questo ancora non l'ho provato, che costa due blocchi. Vediamo. Ok, sono. Cosa sono? No, questo c'ha gli sgherretti, che praticamente sono una sorta di pipistrelli. Vediamo, ragazzi, volevo mandare anch'io il negromante, oh. Vedo che lui l'ha mandato, infatti sta attaccando un po' come una strega. Ci mettiamo qui la strega, ragazzi, vediamo cosa riusciamo a combinare. Infatti, vedete che ha mandato i tre scheletrini. Quindi il negromante sostituisce esattamente la strega su Clash Royale. Ottimo, bravissimo, bravissimo. Ci mettiamo questo. Non ci ha ancora colpito la nostra torre, eh? Carino, ragazzi, non è male. Anche perché comunque dietro c'è un buon lavoro per far sì che il matchmaking e queste cose funzionino. Dato che comunque stiamo giocando in modalità online contro altri giocatori. Attenzione, ragazzi, già prima partita ci portiamo a casa la torre. Sì, bravissimo. Ok, distrutto. E andiamo verso la torre principale del re. El Javiertox, praticamente su Craft Royale, ha perso la sua battaglia contro la mia prima sfida online. Direttamente in live. Allora, ragazzi, mettiamo questo qui, facciamoli fuori le sue ultime truppe. Manca 1 minuto e 37, quindi devo cercare di resistere. Anche se. No, mi sa che mi fa fuori la torre, raga. Mi fa fuori la torre, non c'ho più Elisir, infatti, in aiuto. Sì, mi fa fuori la torre, sicuro. Ci mettiamo il nostro cagnolino. Facciamo così. Tanto me lo fa fuori con gli sgarretti maledetti. No, ragazzi, non ci posso credere, questo c'ha poca vita, oh. Via! Via verso la torre. Ma quanto è lento, veloce! Emotico. Bravo! Bravissimo, 53, zacche, ci portiamo a casa la vittoria con il nostro Big Emoticon League, cavolo che è, 30 trofei, ok, abbiamo il count di trofei, quindi è online a tutti gli effetti, un'altra silver chest, un altro baule argento e altri 5 di oro. Allora, fatemi un attimo vedere una roba, anzi dai, sprechiamo un po' di gemme e apriamoci questo baule argento, vediamo, Ghost Berserker, poi, Bull Emoticon di nuovo, poi, apriamo anche questo. Sì, dai, sprechiamo altre 18 gemme, fa niente. Allora, altro Ghost Berserker, Ball Emoticon. Ok, di nuovo come prima. Qui abbiamo la Crown Chest, proprio come su Clash Royale. Vediamo lo shop. No, raga, c'è il Pixel Dragon. Che epica! E costa 2000 di oro. No, questo lo voglio assolutamente. Questo qua dobbiamo sbloccarlo assolutamente in un prossimo episodio. Fatemi sapere, ragazzi, se volete un altro episodio come questo qui sotto in descrizione. Ok ragazzi, il video finisce qui per oggi, fatemi sapere cosa ne pensate. Io lo trovo abbastanza carina l'idea di prendere Clash Royale e farlo diventare tutto pixelloso, ma soprattutto mi piace l'idea che dietro a questo gioco ci sia comunque un lavoro che non è poco, perché per rendere tutto quanto funzionante come su Clash Royale, quindi matchmaking, grafica, eccetera, eccetera, non è facile. Grazie mille per la visione, ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti, ma soprattutto, assolutamente, fatemi sapere se volete altri episodi di Craft Royale. Grazie per la visione, ragazzi, ci vediamo molto molto presto. Ciao ragazzi!